see trees of green. Głos ze świata. Zamana kwega. Voce din lume. Balsis no passaules. Dinja cambe. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mila. Voci dal mondo. Una trasmissione a cura di Spazio, Mediazione e Intercultura, l'Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo, con sede in via Carlo Barbero 6, telefono 377 42 80 224. Un saluto agli ascoltatori di Radio Stereo 5, benvenuti a Voci dal Mondo. Siamo ancora nel mese di marzo e vogliamo ancora dedicare un programma per parlare della donna e della donna migrante. Oggi soprattutto parleremo della donna rifugiata e più specificamente di quelle che provengono dall'Africa. Per questo abbiamo in studio Geneba Confè, mediatrice interculturale del Burkina Faso con larga esperienza di mediazione interculturale. Benvenuta Geneba. Grazie, buongiorno a tutti voi. Io mi chiamo Geneba e sono la mediatrice, diciamo, interculturale dell'area sudafricana e grazie. Grazie a te Geneba, figurati. Geneba fa parte anche della nostra associazione. Geneba, infatti dicevi, no? Da tanto tempo che sei mediatrice interculturale, ma il mondo dell'accoglienza ci ha preso anche di sorpresa. Sì, non abbiamo avuto nei nostri corsi, ad esempio, una formazione specifica, no? E da quanto tempo segui in qualche modo le donne rifugiate? Io da circa 2-3 anni che seguo, diciamo, queste donne qua, che sono ospite della cooperativa Momo e sono circa 3-4 donne adesso due donne e da 2 anni che seguo, diciamo, queste donne qua. Quali sono le principali ragioni per cui le donne africane lasciano i loro paesi intraprendendo questo viaggio lunghissimo e difficile? Le motivazioni sono varie, perché sono donne anche che arrivano da diverse aree, comunque paesi diversi dell'Africa, e quindi ognuno con i suoi, diciamo, motivazioni dovuto a tantissime. Per quello che riguarda le mie esperienze, seguendo anche soprattutto i racconti di queste donne qua, ci sono quelli che arrivano per varie motivazioni sociali, che sono il peso proprio sociale di questa vita tradizionale dovuto sia al matrimonio precoce, sia al matrimonio dovuto alla poligamia, che comunque questi giovani di adesso non riescono anche a sopportare tanto peso di questa tradizione. Seguendo i loro racconti, le motivazioni sono un po' queste. Altre motivazioni sono, ad esempio, dovuto anche a delle pratiche nefaste che purtroppo regnano ancora in delle diverse parti ancora dell'Africa occidentale. In questo percorso noi abbiamo parlato di questo viaggio difficile, lungo, come di solito, raccontaci un po' i viaggi. Allora, che fanno per quello che riguarda, seguendo anche quelle che raccontano queste donne qua, all'inizio non partono decidendo proprio di venire in Europa, ci sono proprio dei tappi, diciamo, perché sono donne che vanno così per la ricerca dei lavori, perché comunque c'è questo mercato aperto soprattutto nelle aree, diciamo, arabi, che si dicono che c'è questo bisogno proprio delle donne per lavorare nelle famiglie domestiche, e quindi loro sentono anche queste voci qua. È vero che bisogna comunque andare a vedere bene bene come funziona la cosa, perché da quale, anche sentendo i loro racconti, si sembra anche che c'è proprio un bel organizzazione, un bel traffico, diciamo, delle persone, che se, per loro non è proprio come un commercio delle persone, però secondo me è quello. L'idea proprio anche di loro è quella di andare comunque a cercare, diciamo, il lavoro per sostenere le famiglie, il lavoro per poter comunque cercare un futuro migliore, diciamo. E quando arrivano qua, infatti, si ritrovano nel nostro sistema di accoglienza, no? Sì. Come si trovano all'interno di questi centri o case di accoglienza le donne africane? Quali sono le criticità o anche le problematiche relative a questa convivenza? Per quello che riguarda la mia esperienza, diciamo che le problematiche sono moltissime, diciamo, perché loro quando arrivano
arrivano qua sono persone che sono diverse di loro, non partono, non è che si conoscono già, si vengono a contatto magari nel loro punto di arrivo qua, quindi sono persone che non si conoscono, sono persone che soprattutto per quello che riguarda delle persone che arrivano, che vengono dai paesi dell'Africa anglofono, come ad esempio la Nigeria, in Ghana, se si mettono diciamo una nigeriana con una che viene dalla Costa d'Avorio insieme, diciamo che la convivenza diventa veramente dura, perché sono completamente due culture diverse. Infatti la tendenza è pensare che tutta l'Africa sia simile, sia uguale, o meno che però ci sono tantissime diciamo diversità, e quindi problematiche veramente ci sono, ce ne sono tante. Bene, grazie. E noi come mediatrice andiamo, nel tuo lavoro come attui per giustamente prevenire o anche risolvere questi conflitti? Subito quando andiamo, diciamo che il nostro lavoro è quello di prevenire e anche proprio di cercare comunque di trovare un punto di incontro anche con la diversità e tutto quanto. Bene, vi lasciamo per alcuni minuti con la musica Sina del cantante di Burkina Faso, Victor Demé. Sina yo, Sina, ah Sina, Sina yo, Sina beni wara abadalina. Sina yo, Sina, ah Sina, Sina yo, Sina beni wara abadalina. Sina bene kote kalebi wapani ne ko badala. Yatunya amma kanine dabolo sina dene kote kalebi wapanine ko badala yatunya amma kanine dabolo neni deri luara badala aya sina dene badala masin lora masin sira Neni dunyo luwara badala Aye sina dinye badala Masin lora Masin sira Sina Ah sina Sina yo Sina dini wara Ah badali da Na Ama sina dinti kame bon Fa, ama sina di choro kame bon. Sina de ko, kalibi furu nema. Sina de kiriko, sina de kana furu nema. Fa, ama sina di choro kame bon. Na, ama sina di choro kame bon. Sina de ko, kalibi furu nema. Sina de kiriko, sina de kana furu nema. Warike ne bolonji anaye, sanuke ne bolonji anaye. Sina yo, anale kokiye. Sina, ah sina. Sina de tiru kame bon Fa Ama sina de tiru kame bon Sina de ko Kalibi furu nema Sina de tiru ko Sina de kana furu nema Warike ne bolo ki anai
sanu che ne volo ngiri alae asina yo alale ko kie sina asina sina yo sina de mi wara badale na sina asina See trees of green. Głos ze świata. Zamana kwega. Voć din lume. Balsis no pasaules. Dinja kambe. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galasas mias.